Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Nuvola TV. In primo piano ancora le notizie che riguardano Casa Micciola con la visita dell'onorevole Cantalamessa della Lega, che è stato appunto sui luoghi della frana, è stato sull'isola però anche visitando il tribunale, ritornando a parlare di quella che è una annosa questione relativa alla stabilizzazione. Parleremo di Legnini. La notizia del giorno è che non è più il commissario per la ricostruzione post-sisma in centro Italia. Vedremo se ci saranno decisioni simili anche su Ischia o se invece ci sarà una riconferma come dai più richiesta. Parleremo ancora di Casa Micciola con un'altra visita che c'è stata sempre oggi, quella del Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI. Parleremo anche però di altri argomenti che riguardano l'isola per poi concludere con lo sport. In apertura, come detto, le notizie che riguardano Casa Micciola. Questa mattina è giunto dunque sull'isola l'onorevole Gianluca Cantalamessa, un lungo tour partito dall'incontro con i rappresentanti dell'Assoforense dell'isola di Ischia presso la sede del tribunale, poi continuato sui luoghi interessati dalla frana, dove Cantalamessa ha incontrato anche alcuni sfollati e di rappresentanti delle varie associazioni e comitati isolani. Bisogna sfatare questo falso storico che la frana è dipesa dall'abusivismo. Il problema idrogeologico dell'isola risale ai secoli addietro, quando il problema dell'abusivismo non esisteva, ha dichiarato Cantalamessa. Ischia non è un'isola di abusivi, ma un'isola di persone per bene. La responsabilità non va assolutamente attribuita ai cittadini, bensì a noi politici che non abbiamo fatto nulla per evitare questa tragedia. Ascoltiamo le dichiarazioni di Cantalamessa. Il primo che sta passando è un falso storico che il problema è dettato dall'abusivismo, perché ho visto la via della lava, ho visto tutto quello che è successo e mi sembra che l'abusivismo tutto a più possa essere una concausa, ma non certo la causa. Lo dimostra anche la storia di quest'isola, perché voglio dire, purtroppo ci sono state queste alluvioni anche nel 700, nell'800, quando il problema dell'abusivismo non esisteva. In secondo luogo, il problema dell'abusivismo su Ischia è un problema nella stessa proporzione o simile rispetto al resto d'Italia, perché 23.000 pratiche di condono su 60.000 abitanti. Ricordo che in Italia ci sono state presentate 15 milioni di pratiche di condono, di richieste di condono su 59 milioni di persone. Quindi voglio dire, uno per ridare dignità e dire la verità che Ischia non è un'isola di abusivi, ma è un'isola di persone per bene. Due, per rendermi conto e per ascoltare soprattutto quelle che sono le richieste dei cittadini, dei commercianti, degli imprenditori, perché si vuole ripartire e si vuole cambiare pagina. Tre, prendo atto del fatto che tutti mi stanno parlando bene del commissario Legnini, e quindi questo sicuramente è un dato importante. E quattro, capire in che modo, come maggioranza, come governo, possiamo essere vicini doverosamente all'isola d'Ischia. Fa rabbia pensare che 13 anni fa c'erano 3 milioni per mettere in sicurezza il costone di Casa Micciola e non sono stati avviati neanche i progetti. Fa rabbia sapere che c'era 1,5 milioni del Ministero dell'Interno, anche lì mai avviati i progetti. Fa rabbia sapere che c'erano 370 milioni di euro della Regione Campania per fare un piano di prevenzione dei rischi idrogeologici e sono stati spesi il 25%, quindi al di là delle somme, perché sono state a disposizione e non sono state utilizzate, c'è bisogno di una volontà e di una visione di sicurezza che credo sia mancata su quest'isola, e indebitamente è stata data la responsabilità agli amministratori dell'isola e ai cittadini. Le responsabilità, come ho già detto in altri luoghi, in altre occasioni, è di ognuno di noi che fa politica, perché ha pensato solo a domani e non ha pensato a lungo periodo. Quindi credo che sia questo il discorso, proponendo delle situazioni tampone per permettere all'isola di ripartire e poi soprattutto per evitare che succedano tragedie ulteriormente come quelle che sono successe.
Il decreto Ischia avremo la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti il 9, verrà in aula il 20, quindi diciamo abbiamo risposto noi in 48 ore dalla tragedia che c'è stata. Era stato nominato il commissario, erano stati stabiliti dei fondi, erano stati sospesi i versamenti dei contributi dei cittadini e delle imprese interessate, quindi una risposta immediata c'è stata. È chiaro che Ischia non ha bisogno, Casamicciola in particolare, non ha bisogno di situazioni tampone, ma ripeto, situazioni e creare delle premesse perché tutto questo non accada più e garantire una ripartenza quanto prima, perché la stagione è alle porte e non si può pensare che l'isola giudicata più bella al mondo dalla prima rivista di turismo americana non si faccia trovare pronta con quella che è un'estate che deve essere foriera di turisti, soldi, economia, perché dopo 2 anni di Covid mi sembra folle non far trovare un'isola del genere pronta. Chiudo con un'ultima domanda, è stato anche al Tribunale, una vicenda che lei stava seguendo da tempo, un'altra proroga inserita proprio nel decreto Ischia, ma per la stabilizzazione qual è il problema, qual è l'ostacolo? Allora, nel 2018 io sono stato il primo firmatario dell'emendamento che ha consentito al Tribunale di Ischia di avere una proroga di 3 anni, questa volta siamo riusciti in un anno. C'è un problema di geografia giudiziaria che riguarda tutto il paese, il Ministero della Giustizia, il Ministro Nordio ha detto che per lui è una priorità rivedere la geografia giudiziaria. Io auspico che i tribunali isolani di Ischia, Elba e Lipari diventino permanenti e più temporanei, perché mi spiegavano anche della difficoltà che i magistrati praticamente ogni 3 mesi cambiano, e trovo che questo faccia male, voglio dire, come a un presidio di giustizia e di legalità che deve invece avere tutti quelli che sono i requisiti per poter garantire ciò che è diritto dei cittadini avere, perché i cittadini ischitani pagano le tasse come tutti altri cittadini. Curare le ferite della popolazione con la preghiera e il sostegno concreto, questo è il senso della visita di Monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della CEI, che oggi insieme al direttore della Caritas italiana, Don Marco Pagniello, ha incontrato la comunità casamicciolese duramente colpita dalla frana del 26 novembre scorso. Come Chiesa italiana faremo ciò che è necessario per dare conforto e fare comunità. Solo la speranza potrà aiutare il popolo ischitano a costruire e rialzarsi. Queste le parole di Baturi. L'intervista. Oggi ad Ischia, per toccare con mano quella che è la situazione, purtroppo il dolore di tante famiglie, qual è il pensiero che si sente di rivolgere al termine di questa intensa giornata? Innanzitutto la partecipazione a questo dolore. Persone che in 6 minuti hanno visto perdere la propria abitazione, se non la vita dei propri cari, davvero un dolore grande rispetto a cui ci sentiamo solidali. Al tempo stesso l'impegno di una solidarietà concreta che già ha avuto il volto di tanti volontari che si sono mobilitati. Come Chiesa italiana faremo ciò che è necessario, anzitutto per dare conforto e poi per creare insieme al Vescovo Gennaro, che è qui, il senso di una comunità che vuole partecipare alla ricostruzione, che vuole partecipare alla descrizione, alla delineazione del proprio futuro, attraverso l'informazione, attraverso lo scambio di proposte, attraverso la denuncia se necessario, attraverso la ricostruzione. Quindi noi siamo vicini a questo popolo e vogliamo che disegni un nuovo futuro. Ma nei primi istanti della tragedia mi hanno raccontato della solidarietà di tanti volontari che salivano fino a per portare cibo, oppure quanti si sono messi a scavare, cioè si è creato il senso di una comunità, di un'appartenenza comune, di un destino comune. E la fede dice che il nostro rapporto con Dio esige l'amore al prossimo, e quindi il senso di una comunità. Per ricostruire serve speranza, perché il dolore del momento ci compatta, ci mette insieme, crea un sentimento di comunanza. Ma per ricostruire ci vuole una grande solidarietà. Chi inizia a riprendere le attività aiuti gli altri, che ha più risorse le spartisca con quanti hanno più bisogno, e quindi la Chiesa può offrire un senso per vivere, che è la fede in Gesù Cristo, e quindi la certezza che la vita non è affidata al caso, il senso di una comunità che insieme agisce per la costruzione del proprio bene, del bene comune, e una speranza che dà l'energia.
Chiudo con un'ultima domanda, c'è un'attività intensa anche della Caritas che ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento nella quotidianità, nell'assistenza. Come Chiesa lavorerete anche ad una vicinanza concreta delle iniziative, certo. Cosa si sta valutando? Stiamo valutando, proprio la visita di oggi serviva anche a comprendere quali sono le necessità effettive, certamente la Chiesa italiana non si tirerà indietro, sono qui a rappresentare l'affetto di tutta la Chiesa e del Presidente Zuppi, abbiamo discusso col Vescovo e con la Caritas di iniziative concrete che poi saranno varate al più presto, ma certamente la Chiesa italiana non si tirerà indietro. Alcune notizie flash che riguardano sempre Casamicciola. Partiamo da una buona notizia. Dopo 37 giorni in ospedale torna a casa l'uomo del fango, l'idraulico 60enne travolto dalla frana di Casamicciola, Giovan Giuseppe Di Massa, è stato dimesso nella giornata di ieri 2 gennaio dall'ospedale Cardarelli di Napoli, dove per qualche settimana ha lottato tra la vita e la morte, è rimasto aggrappato per quasi 7 ore a un palo, sospeso dal suolo e successivamente soccorso dai vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in elicottero dall'Isola Verde all'ospedale Partenopeo e preso in carico dal pronto soccorso, e nelle ore successive alla diagnosi trasferito presso il Trauma Center. I diversi traumi al bacino, al costato e alle vertebre e la grave insufficienza respiratoria avevano indotto i medici a riservarsi la prognosi per i primi giorni di trattamento, temendo anche un'evoluzione imprevista ed infausta delle condizioni del paziente. Infatti una settimana dopo il suo ricovero il 60enne era stato trasferito poi al reparto di rianimazione a causa delle gravi problematiche respiratorie causate dal fango e dall'acqua entrata nei polmoni. Raggiunto il pieno recupero respiratorio, Giovan Giuseppe era stato nuovamente preso in carico dal Trauma Center in preparazione delle dimissioni. Nel corso di quest'ultimo periodo alcune complicanze connesse al trattamento ospedaliero avevano indotto i medici a prolungare il ricovero fino alle dimissioni di ieri, e dunque un in bocca al lupo a Giovan Giuseppe, che può finalmente ritornare a casa dopo giorni davvero difficili. Ancora su Casamicciola una notizia importante che riguarda i giorni scorsi: una chiave d'oro per ricordare le vittime della frana di Casamicciola è stata infatti apposta dal Vescovo di Ischia tra le mani della statua della Madonna nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Nel corso della solenne messa di Capodanno Monsignor Pascarella ha posto la chiave del vecchio portone realizzata in oro tra le mani della statua di Santa Maria Immacolata, abitualmente custodita nel santuario diocesano della Sentinella e portata per l'occasione a Santa Maria Maddalena. Sulla chiave, come detto, sono stati incisi i nomi delle 12 persone travolte dalla frana del 26 novembre scorso. Concludiamo con un'ultima notizia che non riguarda direttamente Casamicciola, per la verità riguarda il commissario Lennini, che da oggi non è più il commissario per la ricostruzione post sisma anche nel centro Italia, gli resta di fatto solo Ischia. Infatti il presidente del Consiglio ha firmato oggi il DPCM con il quale il senatore Guido Castelli è stato nominato commissario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia, e per tale motivo l'onorevole Giovanni Lennini resterà commissario solo ad Ischia, sia per la ricostruzione post sisma sia per quella legata all'emergenza frana, ovviamente ruolo che dovrà essere valutato ed eventualmente riconfermato nelle prossime settimane. Lennini ha commentato questa notizia e ovviamente il lavoro svolto in questi anni con un lungo post pubblicato su Facebook che trovate anche sul nostro sito www.nuvola.tv. Cambiamo totalmente argomento, parliamo del consiglio comunale che si è svolto a Ischia lo scorso 29 dicembre, in cui non si è parlato soltanto di tematiche strettamente economiche e tecniche, ma durante il consiglio è intervenuto anche Silvio Carcaterra, il quale ha sottolineato l'importanza della PET TAC e delle radioterapie. Molti malati oncologici isolani, vista l'assenza
potenza di questi macchinari sono costretti a raggiungere la terraferma per effettuare la terapia e ciò reca loro molti disagi. Mi farebbe piacere che i politici si interessassero a questo grande disagio a cui andiamo incontro noi malati. È una necessità avere sull'isola questi macchinari, per la comunità sarà un importante mezzo di prevenzione, ha dichiarato Calcaterra durante il suo intervento. Ascoltiamone uno stralcio. Praticamente questo è un disagio immane, oltretutto anche per chi porta una busta extracorporea come me, già mi trovo a dover lottare contro un brutto male. C'ho la busta, dovermi recare in terraferma, ci sono altre persone come me allo stesso stato, e, diciamo, è molto difficoltoso, perché mi si può rompere, procura disagi, fa male quando ci si siede, quando ci si rialza, perché tira, quindi non è una situazione facile. Per cui, diciamo, un disagio immane che cerco, lo faccio presente e mi farebbe piacere che verrebbe colmato, insomma, perché non è solo per me Silvio Calcaterra, ma questo può interessare tutti, tutta la cittadinanza, anche come mezzo di prevenzione. Se pur da caso verrà immessa questa cosa di acquistare questo macchinario, è anche un mezzo per la prevenzione, perché questa malattia, dagli ultimi tempi a questa parte, sta avendo una percentualità altissima, sempre di più. È un disagio, perché bisogna fronteggiare l'inverno e le condizioni meteo avverse. Tante volte si prende un appuntamento, lo si deve disdire perché si ha impossibilità di recarsi in terraferma addirittura. Quindi non si sa la data da destinarsi a quando te lo metterà, 2 o 3 mesi. Le metastasi, in questo 2 o 3 mesi, è un periodo lungo, le metastasi vanno avanti. Se uno poteva fare un qualcosa, va a finire che dopo la battaglia la perde, perché non si può fare niente più. Ci sono diversi giovani, questa malattia bisogna capire che si presenta e basta. Non avvisa, non ce la trovi addosso senza sapere come. Come è successo a me. Io vi parlo da protagonista, non per sentito dire né per retorica né per qualsiasi altra cosa, ma perché la sto vivendo. E ho ritenuto giusto, perché ho visto persone prendere il traghetto, figli di genitori che portavano i genitori in braccio perché non ce la facevano manca a dare un passo. E ho detto, ma perché bisogna... Dobbiamo fare così, siamo nel 2023 prossimo, cioè le cose sono cambiate rispetto a 20 anni fa. Prima su 10 persone se ne ammalavano 2-3, adesso se ne ammalano 7-8. E sono tutti, la maggior parte, tutti ragazzi giovani, quello che io sto vivendo al centro dove vado a fare le chemio, qui a Ischia, alla clinica San Giorgio Giuseppe. Fermo restando che purtroppo c'è chi vince, c'è chi la battaglia la perde. Però purtroppo bisogna, vorrei tanto che si capisse questa cosa, che è diventata una necessità. Dobbiamo fare qualcosa. Anche io avevo associato la cosa, avevo dato un input, un'idea, secondo la mia modesta opinione, poiché si dovevano inoltrare i lavori di ampliamento all'ospedale Rizzoli, magari facendo uno sforzo in più, incrementare anche questa particolarità della PET TAC. E se si potrebbe anche le radioterapie, perché, vi ripeto, le persone che vanno a Napoli non ce la fanno più, questa malattia debilita, sfianca, priva di forze, non si ha al 100%, il medicinale è forte, qua a seconda di una delle chemie, quelle che fa, ci sono quelle chemie rosse, che sono, io ne ho fatte 24 di sole rosse, e tutto il resto, sono arrivato a quota 65 il giorno 21 scorso dicembre, con le chemio di mantenimento, ma comunque sono chemio, perché mi comporta stare 4 giorni a letto fermo, immobile, non ce la faccio neanche a stare in piedi. Prima magari ci volevano 10 persone per buttarmi a terra, adesso un soffio di vento e vado a terra a 49 anni, figuriamoci una persona anziana. Bene, per cui ecco, io vi ringrazio e spero che si possa inoltrare questa cosa anche, diciamo, ecco, parlando non solo nell'ambito isolato, ma coinvolgendo il governatore De Luca, coinvolgendo Iervolino, l'attuale direttore dell'ASL Napoli 2 Nord, anche dall'attuale ministro, se sarà necessario, Spillaci, Orazio Spillaci, perché se no, diciamo, io per quanto possa dire, per quanto possa fare, per me se si farebbe per me è una cosa giusta, giusta e doverosa, perché è un disagio immane, è un disagio immane. Grazie.
Siamo nel comune di Ischia, dove nella giornata di ieri la sezione Primavera ha riaperto le sue porte ai tanti bambini del comune. Il centro, inaugurato negli scorsi anni, è gestito dalla cooperativa Raggio di Sole e già dall'anno scorso ospita tanti bambini dai 24 ai 36 mesi. Ripartiamo con leggero ritardo, ma più forti di prima, ha dichiarato la dottoressa Ida Marino. La forza principale della sezione Primavera di Ischia è quella di avere un personale formato al suo interno. La nostra cooperativa sta crescendo sempre di più, mettendo a disposizione dell'isola le proprie competenze, ha aggiunto la Marino. Sentiamo. Dottoressa Ida Marino, ci eravamo lasciati con la festa finale di giugno, grande festa, nuovo anno, si riparte più forte di prima oggi? Sì, sicuramente, quest'anno a differenza degli altri anni siamo partiti con qualche mese di ritardo, però come già detto ripartiamo sicuramente più forte di prima e questo ritardo non ci fermerà, anzi ci permetterà di lavorare ancora di più e di impegnarci per recuperare questi mesi persi. La sezione Primavera, come ben tutti sanno, accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi. Abbiamo tre sezioni con due maestre ciascuno e i bimbi all'interno sono 10 in totale su ogni sezione. Diciamo che la sezione Primavera ha proprio la sua forza nel fatto di avere un personale formato al suo interno e un numero ridotto di bambini che ci permette di lavorare meglio. Ringraziare l'amministrazione comunale per aver gestito questo ritardo in sinergia, la dottoressa Irene Orsino, responsabile coordinatore dell'ambito, insieme alla dottoressa De Luca e la dottoressa Agnese che si sono occupate della gestione del bando e della selezione dell'utenza, e grazie nello specifico alla cooperativa Raggio di Sole che permette ogni anno di poter continuare a gestire questo servizio. Raggio di Sole sul territorio non è nuovo, sta crescendo sempre di più, ecco, quali sono gli obiettivi di base di questa cooperativa? Allora, noi come Raggio di Sole siamo una comunità che cresce sull'intero territorio nazionale e siamo a disposizione sempre del territorio per migliorare e mettere a disposizione i nostri servizi. Con la nostra azienda partner Baby Garden gestiamo anche il servizio di sezione Primavera sul territorio di Casamicciola Terme, quindi siamo un'azienda che comunque cresce e continua a mettere le sue competenze e la sua professionalità al servizio della nostra isola. Apriamo la pagina dedicata agli eventi. Dopo il grandissimo successo ottenuto nel 2020, a grande richiesta è ritornato il Sunshine Gospel Choir diretto dal maestro Alex Negro, una compagine che negli anni ha fatto parlare di sé a livello nazionale ed internazionale sia la chiesa di San Leonardo a Panza che la basilica pontificia di Santa Maria di Loreto hanno ospitato un gran numero di spettatori che hanno scelto di trascorrere il Capodanno all'insegna della musica gospel. Al termine della seconda tappa del concerto abbiamo intervistato il direttore Alex Negro. Sentiamo. Maestro Alex Negro, il Sunshine Gospel Choir ritorna a Forio e a Panza dopo 3 anni. Un grande successo per entrambe le tappe. Come è andata? È andata bene, avevo dei bellissimi ricordi e si sono riconfermati validi, nel senso che qua la gente non è solo calda come normalmente è in campagna, ma è anche attenta proprio alla musica, vuole e conosce la musica, quindi la campagna è un po' una delle patrie della musica in Italia, quindi è sempre un onore venire qui. Il gospel è comunque una tipologia di musica che in Italia non è diffusa tantissimo. Il pubblico italiano come si approccia a questo genere? Dipende, come tutte le cose, dipende come lo fai e se il messaggio è sincero o no. In realtà è esploso gospel in Italia per ragioni non proprio gospel, nel senso che Sister Act ha fatto esplodere molti cori gospel, perché Sister Act era proprio un film non gospel, perché quella era proprio la storia di questa suora che per nascondersi nel convento rifaceva i brani soul che faceva Las Vegas, mettendoci al posto di, ad esempio, My Guy, lo trasformava in My God, quindi non c'era un brano gospel che fosse uno.
è anche un bellissimo film tra l'altro, però l'importante è come la si trasmette la musica, no? come la musica classica, come qualsiasi musica non convenzionale, anche la musica classica, molti cittadini italiani che non hanno studiato musica si potrebbe pensare che un messaggio alto è difficile da comprendere, ma se vai a vedere un'opera lirica quella ti arriva, no? Dipende, la musica appunto come ho detto prima è una forma di comunicazione universale, quindi se la si fa con impegno, con intento e con sincerità arriva. Varie tappe di questo tour, l'ultima nei prossimi giorni, poi la pausa. Quali saranno poi i progetti del Sunshine Gospel Choir? Il nostro tour è cominciato proprio con uno spettacolo in cui abbiamo registrato DVD e disco. I prossimi mesi saranno proprio per la post-produzione, ci vorranno 2 o 3 mesi per far che sia tutto a puntino e farlo uscire in primavera. Chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio a 5, tempo di bilanci per la Virtus Libera di mister Lello Di Costanzo. La prima parte del campionato si è chiusa con ben 4 vittorie consecutive, conquistate ovviamente dall'arrivo del nuovo tecnico. Ora ci si prepara alla seconda parte del campionato che inizierà il 7 gennaio con la prima trasferta del 2023. La Virtus Libera infatti sarà ospite dell'Academy Pescara Futsal, attualmente seconda in classifica. Un bilancio sicuramente positivo, il merito va ai ragazzi e a tutta la società. Durante la pausa natalizia abbiamo continuato a lavorare per affrontare al meglio il 2023, ha dichiarato ai nostri microfoni mister Di Costanzo. Sentiamo. Ultimo allenamento del 2022 per la Virtus Libera di Soladischia di mister Raffaele Di Costanzo. Mister, non ci nascondiamo, è tempo di bilanci. Chiaramente la tua avventura sulla panchina della Virtus Libera è assolutamente positiva, solo vittorie da quando sei arrivato qui, ma ti chiedo, quale valore dai alla tua esperienza sulla Virtus Libera di Soladischia? Qual è il tuo bilancio di questo 2022? Il bilancio sicuramente è un bilancio positivo. Siamo riusciti a fare delle vittorie importanti, a fare delle buone gare, ma soprattutto siamo riusciti a ricostruire un gruppo che forse era un po' giù di molare. Ci ha aiutato sicuramente anche l'innesto di un nuovo giocatore valido ed esperto, ma tutto sommato un bilancio positivo, anche perché ho trovato un grande gruppo, ho trovato una società molto organizzata che mi ha promesso di fare un buon lavoro, di lavorare con tranquillità, con assiduità, con impegno, senza farci mai mancare nulla. Quindi il merito, diciamo, di tutto questo successo di questo periodo è da dare un po' a tutti, innanzitutto ai ragazzi, ma fondamentalmente anche alla società, al nostro magazziniere Alessandro che non ci fa mai mancare niente e ci mette sempre in condizioni perfette di lavorare. Quindi io spero solo di continuare su questa strada. Noi facciamo i bilanci, ma fino a poco fa si correva e si sudava lì sul parquet del Palazzetto Casale. Chiaramente la vita va avanti, c'è un 2023 che attende la Virtus Libera Isola d'Ischia e mister Raffaele Di Costanzo, ci sarà subito una trasferta impegnativa, la Virtus sarà a Pescara. Mister, come si sta preparando la Virtus Libera in questo periodo, anche per mantenere una buona condizione atletica che va raggiunto nel corso delle ultime settimane? Soprattutto per questo, in questo periodo abbiamo lavorato dal punto di vista atletico, abbiamo, come si dice in gergo, fatto un richiamo di preparazione. Non stiamo ancora pensando al Pescara, stiamo pensando alla seconda parte del campionato. La partita di Pescara sarà una partita difficile, impegnativa, forse proibitiva, ma in realtà sarà sempre il campo a decretare il vincitore. Noi ci stiamo preparando per fare la seconda parte dell'anno in modo, insomma, per fare delle buone gare, ma sicuramente stiamo recuperando un po' di terreno perso. Mister, siamo all'ultimo allenamento dell'anno, come dicevo poc'anzi, gli auguri di mister Di Costanzo a tutto il mondo Virtus Libera di Soladischia, a tutti gli appassionati di calcio a 5, un movimento che è sempre più in fase di sviluppo sulla nostra isola. Sì, io faccio gli auguri a tutti, alla nostra squadra, alla comunità, a tutti quelli che ci seguono, quindi di trascorrere di una ottima fine d'anno e speriamo che, insomma, questi eventi che sono successi quest'anno ultimamente a Ischia non si ripetano più, e quindi il mio augurio va innanzitutto alle persone che hanno sofferto in questo periodo. Prima di salutarci diamo uno sguardo alle previsioni meteo.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Che nel complesso vi dirò sarà discreta in gran parte Italia, la pressione atmosferica resta relativamente alta sul Mediterraneo fino ad arrivare anche all'Europa orientale, siamo solo lambiti da un po' di correnti umide occidentali. E quindi se controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, si troviamo ancora degli annuvolamenti, soprattutto nel centro Italia e poi parecchia umidità in pianura padana, ma grandi cose non capiteranno. E quindi anche come precipitazioni praticamente nulla da segnalare, giornata tranquilla, magari qualche gocciolina di pioggia al mattino ancora tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì, come vi dicevo, più che discreto nel nostro paese. Qualche nuvola di passaggio ci sarà, ma senza grandi conseguenze. In pianura padana cielo però più grigio, fino ad arrivare anche alle coste adriatiche per la presenza di molta umidità che genera foschie anche dense e nubi basse. Nelle ore pomeridiane magari qualche timida schiarita anche qua si farà avanti. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi anche nei giorni successivi, consultate l'app di Trebi Meteo. È tutto per stasera con il TG News, vi ricordo che domani ci sarà il recupero di eccellenza tra Ischia e Acerrana alle 14:30, match che seguiremo in diretta web e TV su Nuvola TV. Sarà una partita molto importante, anche difficile per la squadra gialloblu. Vedremo allora che cosa accadrà. Il telegiornale ovviamente ritornerà domani alle 20:30. Parleremo anche di Ischia con un'ampia pagina dedicata allo sport e ovviamente ci saranno tutti gli aggiornamenti di giornata. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.